tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Mini inchiesta sugli edifici scolastici dopo il terremoto. Mondolfo vuole anche Ponte Sasso, ma c'è chi dice no. A Piagge, nella grotta che sa di sacro e profano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale Occhio alla Notizia. È inutile nascondercelo, tra pochi giorni inizia la scuola e tanti genitori si stanno domandando com'è lo stato di salute delle scuole dove vanno i figli, insomma. E allora noi da questa sera iniziamo nel nostro piccolo a fare una mini inchiesta per vedere un po' paese per paese qual è lo stato appunto di salute di questi edifici scolastici che tra poco riapriranno i battenti. E cominciamo da Cartoceto. Alle 3.36, esattamente una settimana fa, il cuore dell'Italia si spezzava sotto le scosse del sisma che ha cancellato interi paesi. Piccoli tesori d'Italia che si sbriciolano come castelli di sabbia e assieme a loro anche le vite dei cittadini rimasti sotto le macerie. A distanza di giorni, altre sensazioni però prendono corpo in chi è più lontano dall'epicentro, ma condivide un territorio, una regione, una configurazione e composizione geografica simile. Le Marche, e così la provincia di Pesaro e il territorio fanese, sono esattamente come quelli colpiti. Gocce d'acqua, se non proprio, fratelli gemelli. Le scuole non ci sono più, le scuole dove i ragazzi, uguali ai nostri, siedono ai banchi di scuola. Già, le scuole, luoghi che per loro natura noi riteniamo sicuri e a cui affidiamo la vita dei nostri figli. Lo sono? Le norme vigenti in materia antisismiche all'oggi sono cose ben diverse da quelle in vigore 10-15 anni fa o addirittura 20-30. Dopo il terremoto del 6 aprile del 2009, quello dell'Aquila, tanto per capirci, è stato emanato un nuovo provvedimento per dare maggior impulso alla prevenzione sismica, con ben 965 milioni di euro spalmati in 7 anni. Ma qual è lo stato di salute delle scuole del nostro territorio? Comune per comune conosciamo lo stato dell'arte anche in virtù di quanto successo il 24 agosto. Iniziamo il nostro viaggio nelle scuole incominciando con il comune di Cartoceto, che comprende 3 scuole per l'infanzia, 2 scuole primarie e 1 secondaria. Tutte le scuole hanno avuto un'ispezione visiva da parte della Protezione Civile per valutare eventuali danni, crepe o allargamenti. Le scuole del plesso scolastico di Cartoceto, Ragnetti, via Peschiera 5, hanno avuto un adeguamento sismico con un investimento di oltre 100.000 euro. Non sono state eseguite verifiche sismiche né di staticità, ma precisa il sindaco, prima della riapertura delle scuole sarà eseguita per ognuna delle scuole una perizia tecnica di agibilità e una relativa scheda tecnica. Questo dunque, in maniera molto sintetica, evidentemente è un po' la situazione degli istituti che si trovano nel comune di Cartoceto. E adesso invece andiamo a Mondolfo, o meglio Ponte Sasso, perché questa mattina siamo andati a sentire un po' che cosa ne pensano i residenti di Ponte Sasso, che sono sotto il comune di Fano, lo ricordiamo, perché qualche giorno fa il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, aveva detto che anche i residenti di Ponte Sasso, quindi Fano, qualcuno avrebbe dichiarato di voler passare sotto l'amministrazione di Mondolfo. E noi siamo andati a vedere che cosa c'è di vero. Quella che si sta delineando a seguito del parere del Consiglio di Stato sulla legittimità del referendum su Marotta Unita sembra essere una gara di tiro alla fune tra i due comuni. Da una parte Fano, che spinge per riportare tutto allo stato originale pre-referendum, e il comune di Mondolfo, che invece invoca il parere sacrosanto dei cittadini espresso nel segreto dell'urna.
Una vicenda però che ha subito preso corpo anche sui social e sui media, con dichiarazioni tuonanti da entrambe le parti. L'ultima, in ordine di tempo, risale a 48 ore fa ed è del sindaco Nicola Barbieri di Mondolfo, che non solo rivendica l'annessione del territorio fanese, ma anzi evoca una futura annessione di Ponte Sasso, dato lo scarso interesse di Fano per questa costola periferica del territorio comunale, con una dichiarazione a mezzo stampa molto eloquente. Non rideremo mai il territorio a Fano, anche a Ponte Sasso vogliono la secessione. Anzi, si dicono dispiaciuti di non appartenere a Mondolfo. Ma sarà proprio così? Gli abitanti di Ponte Sasso vogliono stare con Fano o passare a Marotta? Io rimango sotto Fano. Ecco, qui per il sindaco di Mondolfo ha detto che voi siete un po' qui, vi sentite un po' abbandonati. Ma guardi, su questo hanno anche ragione, eh? Ponte Sasso è un po' abbandonato dal comune di Fano, però a me mi piace stare sotto Fano. Voi volete passare a Mondolfo o volete rimanere a Fano? Io sono nato a Fano e rimango qui a Fano, Io sono nato qui. Quindi lei, Doc, 100%? Di Fano. Quindi nell'eventualità non ci pensate neanche? No. Il sindaco di Mondolfo ha detto che voi qui di Ponte Sasso volete passare anche voi sotto Mondolfo. Chi l'ha detto? Il sindaco. No, non è vero, e stiamo bene a Fano. Sicuramente le opinioni sono contrastanti, ma comunque sia ci si pensa ogni tanto a cambiare per vedere se è meglio, e penso sia una cosa dell'essere umano che cerca sempre di migliorarsi e quant'altro. Noi abbiamo delle promesse qui a Ponte Sasso che sono state fatte dal signor sindaco Seri di sistemarci il grosso problema dell'acqua che viene appunto nel Rio Crinaccio. Passare proprio da Fano a Mondolfo? Ma sinceramente non importa Fano a Mondolfo, l'importante è che si faccia qualcosa per Ponte Sasso, quindi ben venga se si fa qualcosa. Non ci penso proprio. Perché se loro lasciavano il mondo come stava, era molto meglio per tutti. Perché loro devono stare a casa di loro e noi eravamo sotto Fano. Che senso è? Poi le votazioni l'hanno fatto come vogliono loro. Quindi Ponte Sasso volete rimanere sotto Fano? È chiaro che vogliamo rimanere sotto Fano. Perché dobbiamo andare altri. E loro che devono fare un bel lavoro e fare una bella comunità ben fatta. Fano doveva prendere Mondolfo, allora veniva molto meglio la cosa. Non a dividere, a cercare di dividere per i pezzettini. Cosa serve fare i pezzettini? Non serve niente. Cioè fare le cose concrete, ben fatte e che siano fatte bene. Perché a farle male tutti sono capaci. A farle bene è difficile. Beh, complimenti per il giardino. Allora, adesso invece andiamo a Piagge, perché siamo entrati con le nostre telecamere in una grotta davvero straordinaria che inaugurerà domani alle 18. Una ricerca approfondita del territorio di Piagge dell'ingegner Gabriele Polverari portò all'individuazione 20 anni or sono di questo importantissimo sito archeologico. Una grotta ipogea scavata nel tufo dall'uomo, recante inequivocabili incisioni sulle pareti. Domani alle ore 18, dopo un percorso lungo, una ventina d'anni, finalmente questa perla di Piagge sarà visibile a tutti e inaugurato anche il locale adiacente, di recente acquisizione, per uso espositivo. Sono passati 20 anni giusti dalla scoperta, dal 1996, quando iniziai una ricerca storica su Piagge e per la prima volta scoprì questo posto. Si tratta comunque sia di un luogo di culto molto importante e, come possiamo comunque notare, la struttura principale è caratterizzata da questa simbologia che è ricorrente e diversificata e dalla sua composizione così simmetrica da renderla comunque sia un luogo unico.
diciamo tanti anni, credo ormai 10-11 anni, dove si sono iniziati sia diciamo, le ricerche e le pratiche per attivare il percorso di ristrutturazione, oggi finalmente siamo arrivati al momento di poterla rendere visitabile. Credo che sia un momento importante per noi, anche per il nostro territorio, perché aggiungiamo un tassello importante al patrimonio esistente. Parlando di territorio, parliamo del territorio di tutta l'Unione Roveresca, dove già è in atto un percorso di visite sulle strutture esistenti. Ecco, poi adiacente a questa grotta ci sarà anche uno spazio insomma, allestito, che servirà anche proprio da mostra, uno spazio espositivo. Sì, sì, e questo no, ne stiamo già discutendo con l'associazione che poi curerà un attimo la gestione, che è la ProArt, un'associazione neocostituita qui a Piagge, che chiaramente avrà anche il compito di sia rendere visitabile la grotta e quindi organizzare anche eventualmente mostre e quant'altro per promuovere evidentemente la struttura. Dal 2 settembre chiude temporaneamente al pubblico la sezione archeologica dei Musei Civici di Fano per consentire l'adeguamento degli apparati espositivi e la riqualificazione delle strutture. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologica delle Marche si è inteso mettere in sicurezza le collezioni, rinnovare l'impiantistica, rimodulare gli spazi e rimodernare le teche espositive. Per questo intervento di riqualificazione del museo saranno impegnati 33.000 euro già accantonati dal Comune di Fano a valere sui fondi per gli investimenti. Il capitano di fregata Angelo Capuzzimato lascia il 2 settembre l'incarico di comandante del porto di Pesaro al capitano di fregata Silvestro Girgenti, che proviene dall'ufficio di gabinetto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio del Mare. Capuzzimato va a Roma presso il Centro Alti Studi di Difesa della Marina Militare. Auguri. Il nostro telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, l'informazione torna domani mattina in diretta alle 7.30 con la rassegna stampa Occhio ai giornali. Arrivederci.